Il censimento quest'anno è stato ancora più duro e ancora più bello, e quindi la copertina del 17° annuario Ligure dello Sport ovviamente omaggia alcuni dei Liguri che saranno protagonisti nei prossimi giorni a Parigi. Abbiamo anche, insieme al collega Marco Callai, con la fondamentale collaborazione di Cristina Cambi, sviscerato tutte le federazioni, tutti gli enti, tutti i numeri, le società, i tesserati, stilando il podio di quelle che sono le federazioni che hanno il maggior numero di società, il maggior numero di tesserati. Siamo andati proprio anche ovviamente a censire quelli che saranno i 26 Liguri protagonisti a Parigi, prima alle Olimpiadi e poi alle Paralimpiadi, con una statistica che onora la nostra regione. Nel rapporto olimpici abitanti, la Liguria è la prima regione d'Italia. Ovviamente è uno strumento di lavoro per noi giornalisti, per i dirigenti delle società, per le istituzioni. In 384 pagine ci sono davvero tutti i dati, i contatti, le informazioni, i risultati, le foto del movimento sportivo Ligure. Il calcio ovviamente fa sempre la voce del padrone, con un numero di società e di tesserati che lo pone sul gradino più alto del podio. È curiosa la statistica che vede la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee come seconda federazione per numero di società, e questo dimostra quanto sia radicata sul territorio quella che è una delle discipline di tradizione della regione Liguria. Ma per numero di tesserati la seconda federazione è la Federazione Italiana Tennis e Paddle, che ovviamente conferma un boom incredibile, sia per i risultati clamorosi del tennis italiano, ma anche per quella che è la crescita esponenziale che il padel ha portato in termini di tesserati dal dopo Covid a oggi. Al terzo posto nella classifica dei tesserati c'è la vela, è un altro sport di tradizione ligure. Forse non tutti possono immaginare che ci siano oltre 10.000 tesserati, eppure è così. La vela è uno sport anche e soprattutto giovane, con quindi tantissimi ragazzini che si avvicinano alle scuole a vela, e ovviamente anche in questo caso il radicamento sul territorio dei circoli, sono più di 81 in Liguria, permette di avvicinarsi a quello che una volta era uno sport d'élite e invece oggi è sul terzo gradino del podio. Abbiamo i nostri 23 campioni, che poi in realtà sono 26 perché dobbiamo aggiungere anche i tre atleti paralimpici, che davvero ci inorgogliscono, perché davvero rendono la regione Liguria la prima in rapporto appunto agli abitanti, un atleta ogni 66.500 abitanti, quindi davvero un grandissimo record. E noi oggi siamo qui per presentare la nuova edizione dell'Annuario Ligure, che ci restituisce davvero una virtuosissima, anzi oserei dire fotografia, di quella che è lo stato dell'arte del vivacissimo movimento Ligure. Ecco, io lo sottolineo davvero perché sta davvero, è stato e continua a essere ogni anno nella capacità, siamo al 17° anno di questa edizione, della grande capacità di Michele Corte e Marco Callai di descrivere davvero con grande professionalità e precisione le gesta dei grandi campioni. Quindi si citeranno numeri, si citeranno medaglie, si citeranno però anche degli importanti impegni sociali, si parla di inclusione, si parla di valorizzazione del territorio, ma si parla anche di promozione dello sport nelle scuole, ecco, che è davvero importante fin dai primi anni. Ecco, nell'annuario si ritrova tutto questo. Non ci sarà soltanto un focus comunque appunto per i grandi atleti, i grandi agonisti, ma ci sarà anche una particolare dedica a quel mondo, magari, ecco, che è meno in evidenza ma è assolutamente fondamentale. Sto parlando dei tecnici, dei dirigenti, delle federazioni, degli enti di promozione sportiva. Ecco, tutto questo quindi è un importante supporto per le istituzioni, perché aiuta anche noi a capire com'è la situazione, quella che è. E devo dire, insomma, che io sono davvero molto orgogliosa di essere assessore di Regione Liguria allo sport, perché grazie davvero anche a una bellissima politica che è stata fatta appunto negli ultimi anni, abbiamo potenziato l'impiantistica sportiva, 19 milioni di euro investiti in cofinanziamenti per l'impiantistica sportiva, abbiamo dato voce a quelle famiglie che magari appunto non hanno avuto la possibilità economicamente di poter supportare i loro figli minori all'attività fisica, e quindi noi vogliamo parlare di attività fisica al di là di ogni età, al di là di ogni tasca, al di là di ogni abilità. Ma abbiamo parlato anche di talento sportivo, che andremo anche appunto anche quest'anno poi a riproporre, così come lo faremo anche per l'anno prossimo, in misura sicuramente più cospicua. Quindi grazie a Stelle nello Sport, che quest'anno ricordiamo veramente festeggia un grande compleanno di 25 anni, ma che
hanno la possibilità di sottolineare il loro valore, le loro capacità, grazie davvero a questo annuario che ogni anno si arricchisce e che è giusto poter tramandare di generazione in generazione, davvero come la vera enciclopedia dello sport ligure. Una grande edizione dedicata con appunto il logo anche di Genova 2024, parla di questa annualità ma anche dei grandi atleti genovesi e ligure che sono in partenza per le Olimpiadi e le Paralimpiadi, quindi un'edizione speciale, ma non è solo un annuario dove è raccolto tutto lo sport genovese e ligure, ma soprattutto è un tassello di tutta l'attività che Stelle nello Sport porta avanti, e insieme a Liguria Sport ovviamente viene celebrato poi quotidianamente anche i successi, l'impegno, l'attività di tutte le realtà contenute in questa raccolta, ma che poi nel concreto si esplicano in grande attività di base, di promozione dello sport, ma anche di creazione di grandi atleti e di risultati importanti per la nostra città, per la nostra regione, e quindi anche un motivo di promozione di Genova, della Liguria a livello nazionale, a livello internazionale, e in questa annualità di Genova Capitale Europea dello Sport direi che ci sia un bollino ancora più importante, così come i volti dei grandi campioni in copertina.